l'uso del cristiano, della ricchezza, prende il posto centrale della parabola del fattore imbroglione, disonesto e la conclusione di questa parabola si trova proprio alla fine del brano che abbiamo ora ascoltato i figli di questo mondo sono più scalti dei figli della luce Gesù vorrebbe che i suoi discepoli avessero la stessa risolutezza del fattore ingiusto imbroglione il fattore che trova per sé una soluzione, diremmo così, a suo vantaggio, naturalmente. E Gesù mette in parallelo due personaggi, il fattore, che la pensa secondo la mentalità del mondo, e il discepolo, che la pensa secondo la mentalità di Gesù, quindi secondo il regno. Il discepolo addirittura deve imparare dal fattore imbroglione e disonesto. Ma Luca però non si accontenta di presentare queste due figure. L'attualizza. Attualizza applicando applicando questa parabola a un caso concreto l'uso della ricchezza l'uso della ricchezza può essere, come dire, usato appunto in diversi modi, o attaccarsi alla ricchezza o distaccarsi dalla ricchezza. E la posizione consiste, la soluzione consiste nel farsi amici nel Regno dei Cieli che ci accolgono in casa propria. I discepoli devono fare questo, imparare dal fattore ingiusto e farsi amici gli amici nel Regno dei Cieli, nelle dimore eterne dice il testo, e gli amici in questo caso sono coloro che so, saranno in grado di accoglierci nelle dimore eterne. E chi sono questi amici? I poveri, di cui si parla ampiamente, ampiamente, in maniera stengata, però eh, incisiva, nella prima lettura di Ibro di Amos. Contro Ecco le ingiustizie che si compiono, si commettono nei confronti dei poveri, il profeta, che è la voce di Dio, si scaglia contro coloro ecco, che sfruttano i poveri, li perseguitano e eh, li massacrano in un modo o nell'altro. E c'è una ragione per cui Luca chiama disonesta la ricchezza, non solo perché è ingiusta nella sua origine la ricchezza perché noi non siamo proprietari di niente nessuno è proprietario di quello che ha gliel'ha dato il Signore ma ce l'ha con la disonesta ricchezza perché chi possiede questa ricchezza promette e non mantiene invita un uomo a porre la fiducia in essa e poi lo delude. Ecco, gli uomini pongono la fiducia nelle ricchezze e poi vengono deluso quando c'è un crack economico, ecco la grande delusione. Questo spunto è confermato dall'uso del vocabolo mammona, che molte volte si identifica con il demonio naturalmente, ma che significa letteralmente ciò in cui si pone la propria fiducia. E qui subentra il cristiano. In chi pone la fiducia? In Dio, dai quali riceve i doni e che li mette a disposizione, o nella stessa ricchezza che non è sua proprietà, che non gli appartiene? La ricchezza in questo caso sono i doni che il Signore dà a ciascuno di noi, i carismi, i doni del Padre Celeste. Che noi dobbiamo mettere a frutto, cioè a servizio degli altri e non appropriarcene. Ed è stato questo, in fondo, il compito, la testimonianza grande ed eloquente di Padre Pio da Pietrelcina.